Alessandria si inasprisce lo scontro in comune tra le forze politiche di maggioranza ed il capogruppo dei consiglieri del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Michelangelo Serra. Al centro c'è sempre la pubblicazione sulla pagina Facebook di Serra della delibera comunale in cui si conferma l'aumento del 2% del compenso per sindaco e assessori. Ieri pomeriggio c'è stata una specie di blitz, di flash mob di alcuni politici rappresentanti delle forze di maggioranza a margine di un'altra conferenza stampa per il Carnevale, in cui hanno annunciato ai giornalisti presenti che era in preparazione una mozione di sfiducia dalla sua posizione di presidente della Commissione per il controllo di gestione. Secondo Evaldo Pavanello della Lega Nord, Serra usa il suo ruolo per fare una battaglia politica. Come potete vedere, qui davanti a voi ci sono i rappresentanti dei gruppi di maggioranza. Oggi c'è stata una riunione dei gruppi di maggioranza, una riunione, tengo a sottolineare, politica, e in questa riunione è stato deciso di preparare un documento di sfiducia nei confronti del presidente Serra, presidente della Commissione Controllo di Gestione. Questo è quanto è emerso in questa riunione. Per tutto quanto non dirò oggi, vedrete scritto sul documento che prepariamo, quindi motivazioni e quant'altro. Non c'è nient'altro da dire, la riunione è stata abbastanza veloce e quindi questo è l'annuncio che volevamo fare. Siamo Tutti alla d'accordo. preparazione di questo documento di sfiducia. Ma sentiamo dalla voce del protagonista di questa vicenda, Michelangelo Serra. Lei non ha approfittato della po sua posizione di presidente della commissione. Basta cercare Albo Pretorio Alessandria e c'è un elenco di tutte le determine e le delibere che per legge devono essere pubblicate per almeno 15 giorni su internet. Ritengo che questa polemica che è nata contro di me sia stata di una forza e di una violenza inaudita. Nel rispetto anche delle opposizioni, mi auguro che la Giunta e la maggioranza, in questo caso, perché l'atto di sfiducia deve partire dalla maggioranza, riveda le sue posizioni. Io ho chiarito benissimo quanto è stato detto sull'aumento dei compensi. Era un aumento che veniva riproposto ogni anno e quest'anno, dopo il piano di riequilibrio, riteniamo che il gesto corretto che dovrebbe fare la Giunta è quella di dare il buon esempio a tutti i cittadini e ridursi le indennità.